Ciao a tutti, è un bel po' che non ci sentiamo. Colgo l'occasione di farvi gli auguri per l'anno nuovo e vorrei commentare oggi un episodio ormai vecchio, sarà avvenuto un mese fa, quando l'ex vice presidente americano Joe Biden si è permesso di affermare che il referendum del 4 dicembre 2016, se non sbaglio, il referendum costituzionale italiano, sarebbe stato soggetto di interferenze da parte dei russi che avrebbero in qualche modo aiutato probabilmente Lega e Movimento 5 Stelle. Questa affermazione, è stata accolta in maniera diversa a seconda degli schieramenti, delle idee, quindi chi tifava per il sì, per il referendum, chiaramente è stato più propenso a credere a questa interferenza, non tutti, anzi pochi mi sembra che abbiano comunque creduto a questa, dopo però non sono seguite prove o altre dichiarazioni, quindi la questione è morta là. E chi invece sosteneva il no, l'ha chiaramente vista subito come una gran cavolata. Qui mi includo anch'io tra questi. A me interessa commentare la reazione dei giornalisti, perché in particolare quelli che sostenevano il no, come quelli del Fatto Quotidiano, che è un giornale che seguo più di altri. I giornalisti del Fatto Quotidiano hanno immediatamente preso questa affermazione per una cavolata e sì, quindi l'hanno accolta con spirito molto critico, non l'hanno presa per buona. Però se noi guardiamo altre affermazioni fatte dall'amministrazione americana, ecco, i giornali italiani, compreso il Fatto Quotidiano, generalmente le riportano acriticamente o senza commentario o comunque con un commento che non cerca di capire se l'affermazione è vera o no. Tendenzialmente le si prendono per buone perché riguardano spesso paesi a noi ostili o comunque percepiti come ostili, quali possono essere la Russia, la Corea del Nord, quale ancora l'Iran, ecco l'Iran che per esempio quando si dice che l'Iran produce il terrorismo, ecco, non ho visto grandi commenti contro queste affermazioni che sono chiaramente fuori dal mondo, perché terroristi, la stragrande maggioranza non vengono dall'Iran, dall'Iran ce ne sarà qualcuno, ma si contano sulle dita di una mano. Allora, quello che volevo dire è che questa volta, direi per la prima volta, le affermazioni dell'amministrazione americana sono state prese con molto spirito critico. La mia speranza, forse in questo sono un po' utopista, è che questo possa servire da lezione per il futuro, nel senso che quando vedi che uno mente una volta così, così spudoratamente, con un'affermazione così, così chiara, così forte, ma che non è sostenuta da nessuna prova, in futuro dovresti avere un atteggiamento un po' più critico, ecco, nei confronti non solo di questa persona, ma anche dell'amministrazione che rappresenta, pur non essendo più vicepresidente, comunque il suo ruolo è ancora importante, ecco, la persona, la figura. Dico, sono un utopista in questo perché è una speranza, ma non ci credo molto. È interessante vedere che quando la notizia riguarda qualcuno che o non conosci o non ti interessa, o magari, adesso c'è un po' di vento, spero si senta, magari ti è proprio ostile, nemico, allora qualsiasi affermazione tendi a prenderla per buona. Quando invece la notizia riguarda te, una persona a te cara o un tema a te caro, tipo il referendum, ecco allora
drizzi sempre le orecchie, sei allerta e ogni cosa che viene detta contro quello che a te è caro ci vai molto cauto. Poi anche dipende da chi lo dice, chi dice le affermazioni. In genere le affermazioni che vengono da persone che consideri amiche o alleate, sei propenso a prenderle per buone. Le affermazioni che vengono dai cosiddetti nemici, per esempio, non so, dal ministro degli esteri russo, ecco lì, a priori sai che è una balla. Ecco, in questo caso ha un po' rotto gli schemi, perché viene da una persona che rappresenta un'amministrazione, tra virgolette, amica, le virgolette le metto io, e che però riguarda un fatto che i giornalisti del Fatto Quotidiano conoscono molto bene e quindi l'hanno smascherato, ecco. Speriamo che serva di lezione per il futuro, non ne sono molto convinto. L'altra cosa che posso dire è che io ho accolto personalmente molto bene questa uscita di Biden, nel senso che mi ha fatto piacere che una volta tanto l'amministrazione americana va a colpire una parte dei giornalisti italiani che sempre e comunque ripetevano tutto quello che usciva da questa amministrazione. L'ho presa positivamente e spero che ci siano altre uscite così, che magari sarebbe bello che qualcuno dell'amministrazione americana facesse commenti molto critici, per esempio, sul Partito Democratico Italiano. Perché? Perché allora vedremo finalmente la maggior parte della stampa italiana prendere più criticamente l'amministrazione americana. Purtroppo i maggiori partiti italiani, a parte il Movimento 5 Stelle, ma anche lì secondo me ci sono cambiamenti, lo dirò in un altro video, ecco, sono molto schierati, molto allineati con le politiche americane, anche se magari non sempre apertamente le sostengono, però di fatto è così. E quindi sì, la possibilità che l'amministrazione americana dica qualcosa di sgradito ai nostri supereroi è abbastanza improbabile. Va bene, vi saluto, spero che riuscirò a fare più video in futuro. Era freddo, eravamo un po' malaticci, poi c'è sempre tanto vento che disturba moltissimo la videocamera, quindi non ho proprio avuto il modo di registrare prima. Comunque, buon anno ancora, speriamo che ci porti tante buone notizie e un saluto a tutti. Ciao ciao!